Prima di lasciare il microfono a Roberto, volevo appunto ringraziare Felio. Felio oggi è la seconda sua giornata in console e anche grazie delle musiche che hai scelto. Ecco, come vi dicevo prima, oggi la trasmissione la lasciamo all'ascolto dei racconti. E il racconto che ci presenterà Roberto ha un titolo, appunto, il racconto è anonimo, però il titolo è Andrea e i suoi fantasmi. Tutto ebbe inizio circa 21 anni fa, quando avevo circa 21 anni. L'episodio che fece esplodere in me la malattia forse fu la morte del mio migliore amico, che anche successe nel 1997. Io non l'avevo mai dimenticato e così, come si dice, ne feci letteralmente una malattia. Avevo visioni della sua persona quasi ogni giorno. Quasi avevo paura di rimanere in casa da solo per questo. Forse l'avere in tasca la sua foto peggiorava la situazione, ma questo l'ho capito, me l'hanno fatto capire dopo. Ma in questi momenti, essendomi volontariamente isolato dal mondo, era per me l'unico modo per credere in qualcosa che non fosse solo lavorare con mio padre. I miei genitori sono divorziati e quindi mi è sempre mancata mia mamma, e sinceramente a volte mi mancava. Non fosse altro per renderla partecipe delle mie paure. Fortunatamente avevo la mia zia. Caddi in un vortice in cui ero convinto di potermi gestire senza problemi. Ricordo con riluttanza, comunque, che ci misero un bel po', più di una settimana, a convincermi a ricoverarmi in psichiatria nell'ospedale di Legnago. Secondo me non era, ma io dovevo ricoverare loro. Non sapevo quanto ci dovevo rimanere in ospedale. Mi sentivo un carcerato, obbligato a tempi non buoni per me. Io pensavo a casa, a mio padre che senza di me avrebbe dovuto lavorare il doppio. Cominciai anche ad odiare tutto e tutti. Per fortuna, col tempo e l'aiuto dei medici, mi calmai un po'. Anzi, chiesi apertamente a mia zia di aiutarmi, anche se lei lo faceva già senza che io me ne accorgessi. Mi dimisero, ed io ero convinto di andarmene a casa dalle persone che mi amavano e che mi amano. Ma mi accostarono ad un centro, il Tulipano, dove dovevo iniziare un percorso di accettazione della mia nuova vita. Dovevo rimparare a fidarmi della gente. Dovevo capire il loro e chiaramente il mio aiuto che era una persona nuova. Ma nella mia testa, in quei momenti, l'unico mio traguardo era andare a lavorare. Anche lì, grosso lavoro di persuasione di mia zia, e devo dire che alla lunga, e fu lunga, non era male il centro, anzi. Con l'aiuto del medico, che non mi mollava un attimo, della psicologa, che mi rendo conto faceva impazzire, ho imparato molto della mia malattia. Anzi, mi hanno insegnato la cosa più difficile, la convivenza con essa, che è ben più difficile. La consapevolezza del nostro essere può portare a gesti non buoni. Ecco perché devo solo ringraziare l'esistenza di questi centri e soprattutto l'esistere di gente così tanto paziente con noi. In loro troverai sempre una figura pronta ad ascoltarti per aiutarti a capire. E debbo eterna riconoscenza a mio padre, che non mi ha mai consolato, ma ha sempre stimolato a darmi da fare, a mia zia, con cui ho ed avevo dei lunghi chiarimenti sulle mie perplessità. Per me la parola guarigione, ho imparato a mettermela sulla spalla e a guardarla negli occhi. Non mi fa più paura, anzi la sfido tutti i giorni, per darmi il modo di vivere sempre meglio la mia nuova vita. Oggi rimango meravigliato, ma orgoglioso dei progressi che ho fatto. Al punto che quando esco con qualche amico, se nessuno mi conosce, risulto essere una buona persona. Questa è stata una grande conquista raggiunta, con tanto lavoro e con tanta costanza. E parlo io di costanza che non facevo un passo senza prima essermi stancato prima di farlo. Dobbiamo avere fiducia non tanto del ricovero in ospedale, che serve solo per stabilizzare la malattia, quanto dei centri diurni, che veramente ti fanno crescere in tutti i sensi. Ricordo con soddisfazione la prima volta che ho osato andare a lavorare al mercato, da solo. Sì, da solo perché mio padre si era preso una settimana di pausa e quindi mi sfidò a lavorare da solo. Ragazzi, fu un trionfo. Adesso so che il futuro per me non è più buio, anzi il sole splende sempre più forte per me. Certo, dovrò seguire sempre la mia terapia, ma adesso non odio neanche il farmaco, perché contribuisce al mio star bene con me e con il mondo.
estratto dal concorso letterario Storie in Recovering, racconta. Mi hanno lasciata sola, meglio, no, beh, dai, con me adesso c'è Elisa che ci racconterà la seconda storia, però appunto Patrizia e Anna si sono momentaneamente assentate, mi raccomando Patrizia, Anna, poi tornate a farmi compagnia, perché mi mancano sicuramente, poi mi dicono sempre che sono troppo chiacchierona. Ecco, di nuovo introduco Elisa ripetendo che quello che lei ci leggerà noi l'abbiamo estratto da questi numerosi iscritti che sono arrivati e hanno partecipato al concorso letterario che si intitolava Story in Recovering, racconta la tua storia, appunto all'interno del convegno sulla recovery del 5-6 maggio 2011 a Bolzano. Quindi sono storie che parlano di guarigioni, di esperienze dirette di persone che hanno desiderato mettere in narrativa la loro esperienza di sofferenza e come sono usciti a superare questi momenti difficili. Anche perché, adesso continuo a chiacchierare, ti voglio introdurre bene, a noi a Interferenze spesso ci hanno riferito che desiderano i nostri radioascoltatori sentire esperienze dirette e soprattutto di speranza, di non le solite cose depresse, di malattie, però proprio di esperienze di guarigione. E ne abbiamo parlato anche durante le puntate precedenti, che appunto dalla salute mentale si può comunque guarire. Però adesso bando alla mia continua chiacchiera e lasciamo la lettura a Elisa. Raccontare della mia guarigione significa raccontare che è possibile ritornare a stare bene, ad avere una vita normale. Ma che cosa vuol dire normale? Raccontare della mia guarigione significa incoraggiare e gratificare chi sta lottando e ha lottato per ristabilire un suo proprio equilibrio. Significa raccontare della mia malattia. Raccontare di Sabrina che sta bene e di Sabrina che sta male. Sembra impossibile a me stessa. È come rivedermi dentro ad un film in cui la protagonista si trasforma, essendo sempre la medesima, ma in diversi modi. E dentro la storia della mia vita, del viaggio continuo, parlare del processo di guarigione assume un significato particolare. Guarire da cosa? E come? E poi, dopo che sono guarita, ma prima di riuscire a guarire, e quindi prima di essermi ammalata, com'ero? Ammalarmi è stato come morire, o più precisamente essere in vita, dovendo sopportare e dovendo far fronte alla sofferenza, alla disperazione, alla confusione, al vuoto, al non senso, alla solitudine, all'abbandono, all'immobilità che si è e si prova. Essere viva desiderando la morte, per togliere per sempre quella sensazione di schifo e di dolore dentro all'anima. Ecco, sono rinata un anno e mezzo fa. C'è una vera e propria fase nella quale si vanno a riscoprire, poco a poco, tutte quelle facoltà che durante la malattia sono sparite. Ho provato emozioni grandissime davanti all'attivazione di sensazioni e ragionamenti che si delineavano in me. Col tempo ho preso padronanza di tutte le mie abilità cognitive e rifare esperienza mi metteva in uno stato di meraviglia, quasi fosse tutto nuovo. La presenza in me del desiderio ad apprendere è stata uno dei momenti più importanti. Durante la depressione la mia mente ed il mio cuore si sono chiusi come in una gabbia, in una logica di autopunizione, e talmente alta era la sofferenza che non riuscivo a gestire più nulla e purtroppo non riuscivo a occuparmi più di niente e nessuno. Come voi ben saprete, è noto che durante questo tipo di disturbo, e quando dura per molto tempo ed è acuto, come è stato per me, si crea un blackout in cui l'aspetto cognitivo, insieme alle altre dimensioni sociali e relazionali, si congelano e rattrappiscono in una specie di freezer invisibile. Ho iniziato a guarire quando contemporaneamente si è abbassata la potenza distruttrice che avevo dentro di me e lo stato di dolore fortissimo che provavo, e si è fatta spazio una forza creativa per raggiungere un mio stato di salute e lavorare per il mio obiettivo primario, che si traduceva nello stare bene e nel tentare una sorta di felicità. Guarire per me è stato anche trovare nuovamente il mio posto nel mondo, mentre io sono stata immobile, isolata, sola. Non a caso esiste l'espressione fuori dal mondo, tutte e tutti hanno proseguito il loro corso. Riprendere la vita vuol dire riorientarsi, vedere e comprendere ciò che è cambiato, decidere dove stare e come, che fare e come proseguire. La mia vita tutto sommato è quella di prima. Sì, sto valutando di cambiare alcune condizioni della mia vita futura. Ora sono infatti in piena ricerca e progettualità.
ma quello che ero prima lo sono anche ora, marcando certe caratteristiche del mio modo di essere. Come mi dice la mia psichiatra, purtroppo niente e nessuno può garantirmi che non avrò più un'altra crisi. Ma se non possiamo cambiare gli altri e il mondo, possiamo imparare dei modi efficaci per rapportarci. E il lavoro più grosso è stato proprio nelle mie mani, una lotta per trovare un modo, anzi mille modi, per risistemare quel puzzle andato in frantumi. Da questo tipo di disturbi si guarisce seguendo sia la terapia farmacologica sia quella psicoterapeutica, come voi ben saprete. Quando qualcuno mi chiede cosa è successo, quando ho iniziato a risentirmi meglio, ancora oggi faccio fatica a capire cosa era e faccio fatica a spiegarlo. Tento di descriverlo usando questa immagine di un piccolissimo spiraglio di luce e di sollievo dentro al tunnel completamente buio e profondo dove ti manca l'aria. Cerco di rispondere alla domanda dicendo che dipende dal momento in cui la persona si trova, senza ombra di dubbio, dai terapeuti, dalla loro umanità e professionalità, nonché dall'approccio psicologico tecnico, dal patto terapeutico, dal contesto generale e da moltissima forza di volontà e coraggio di chi si è ammalato. Io non ho chiesto aiuto in quei 2 anni e mezzo, ho abbandonato tutto. Però ho iniziato a guarire grazie a quelli che, poco a poco, sono diventati i miei terapeuti. Persone dotate di grande comprensione e analisi, di abilità nel cogliere velocemente i problemi ed indicarmi possibili strategie concrete per farne fronte. Hanno oltretutto avuto sempre grande fiducia nel mio recupero, incoraggiandomi e sostenendomi adeguatamente nei diversi momenti che ho attraversato. Quelli che a me non aiutavano di certo erano quelli che avevano un certo tipo di atteggiamento e si ponevano con estrema superficialità e banalità a dirmi cose del tutto inutili e che aumentavano il mio senso di disagio, estraneità, solitudine e ancora peggio il mio senso di colpa, affermazioni come «Ma non vedi che hai tutto? Non vedi gli altri che stanno davvero male? Dai, reagisci, fai qualcosa, vedrai che passerà». Non mi aiutavano e mi allontanavano chiaramente da quelle persone. Invece mi sono sempre sentita rispettata dai miei amici, che non hanno deciso di interrompere i contatti, né perché stavo male, né perché era davvero molto dura avvicinarsi e sentirsi completamente impotente e profondamente triste per la gravità della situazione. Sempre apprezzerò l'attenzione, il coraggio e l'empatia con cui queste donne e questi uomini hanno condiviso parte della mia sofferenza. Sempre fiduciosi nella mia persona, affettuosi e senza vergognarsi di provare sconforto e piangere in silenzio, preoccupati quando venivano a dormire qualche notte accanto a me, forti e fedeli quando venivano a trovarmi nel reparto chiuso di psichiatria e mi chiedevano nel salutarli di non stare vicino a quella porta che doveva stare sempre chiusa, con la stessa cura e dolcezza di prima, quando venivano a lavarmi i capelli in ospedale, accompagnandomi in comunità, ambulatori. L'idea che gli amici avevano di me non è cambiata durante la malattia e la guarigione. Hanno saputo rapportarsi adeguatamente alla situazione, con molto equilibrio e semplicità, senza fare pressioni nei miei confronti, senza sparire, ma semplicemente confermando la loro presenza e il legame tra noi, e stando lì, senza fare e dire nulla di che. Concluderei dicendo che è stato faticoso scrivere queste pagine e manderei un pensiero di coraggio e di forza a chi si è ammalato. Grazie Elisa, mamma, questa bellissimo questo racconto, ci ha emozionato tutti qui in radio. Ricordo solamente, aggiungo, che questi li abbiamo estratti da questi racconti che si possono trovare sul sito www.selbsthilfe.it dell'associazione.